Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con una super novità perché, come avete letto dal titolo, ho comprato finalmente casa. Beh, non sono più a Spilimbergo dove stavo prima, in realtà ci sarò ancora per un po' perché comunque sia ci sono dei lavoretti da fare qui. Qui vedete una parte di quello che è stato fatto, nel senso che è stato tolto un pezzettino di siepe. Vi faccio vedere intanto il giardino. Adesso lo vedete un po', forse è un pochino più largo di quello che dovrebbe. Nel frattempo macchine che passano. Vi faccio vedere appunto il giardino con tanto di gatto dei vicini che a breve scapperà e di deposito per gli attrezzi. Allora, qui vedete le cose che sono già state tolte. Qui probabilmente verrà comunque una tettoia per l'auto. Mentre qui dietro il grande progetto è quello di fare l'orto. Qui vedete ancora un po', è un po' tutto da sistemare ovviamente, però il progetto sarebbe quello di avere un bell'orto qui con la grondaia che permette di recuperare l'acqua in modo tale da essere autonoma anche come acqua per appunto bagnare l'orto. Super lavandino qui. E vi faccio vedere in realtà non qua sopra perché qua sopra fa abbastanza schifo e pietà per via dei piccioni, ma vi faccio vedere anche quello che è il deposito degli attrezzi con un po' di cose che abbiamo usato nei giorni scorsi per cominciare i lavori in casa. Qui ci sono un po' di ricambi e quello che era il lavandino della cucina. Ovviamente tutto da pulire e sistemare, soprattutto appunto sopra dove c'è un covo di piccioni e colombi che metà basta. Qui vedete un po' di macerie della cucina e di là c'è una bella stanzona che vi farò vedere successivamente. Adesso vi faccio entrare da quella che è la porta della cucina. Qui anche qui è stato tolto un po' di tutto del verde che c'era. Qui c'è quello che è la cucina in questo momento, rimbomberà da morire, caldaia praticamente nuova e qui ci andrà la cucina, questa che appunto sarà la stanza con la cucina, poi vedrete che intenzioni ho. Vi accendo un po' di luci senza stare ad aprire, bagno numero uno, piccolino con vasca. Ci sarebbe lo scaldabagno, ma in teoria non è attivo, diciamo non dovrebbe servire, e comunque sia piccolo bagnetto di servizio. Qui c'è una stanza, cassaforte che rimarrà decisamente vuota. Qui queste stanze qui non sono state ristrutturate, queste tre stanze qui dopo il terremoto non sono state ristrutturate, quindi anche i serramenti sono con vetro singolo, poi vedremo più avanti come fare. Qui c'è una super stanza, super luminosa, qui vedete appunto con l'uscita sul giardino e vedete qui dovrebbe fare da sala da pranzo più salotto. Qui c'è un focolar che purtroppo occupa tanto spazio, non sarebbe acceso, non verrebbe acceso dalla sottoscritta, per cui sarebbe totalmente inutile e quindi verrà eliminato. Dico purtroppo perché capisco che ha un valore, diciamo, però vediamo se riuscirò a recuperare almeno la parte sopra qui da usare fuori. Qui molto probabilmente verrà il mobile per la TV, più un po' di spazio, magari ci metto la cuccia del cane, se mai volessi prenderne uno, visto che adesso ho il giardino recintato. E andiamo su per le scale, anche qui vedete dall'alto la stanza com'è. Poi ovviamente arredata farà tutto un altro effetto. Qui ci sono le due camere. Questa qui è quella più grande, qui non vedrete nulla, per cui apro la finestra. Ok, perfetto, anche troppa luce, anzi spengo. E qui vedete, in realtà ci sono già segnato un po' per vedere gli ingombri dei mobili che ho già. Quindi cassettiera, comodino, letto, altro comodino e armadio, in realtà solo due pezzi su tre perché il terzo non ci sta.
Di qua abbiamo il secondo bagno, anche qui non riuscirò ad aprire. Ok, questo qui un pochino più datato probabilmente rispetto all'altro, ma abbiamo doccia, vasca e tutto il necessario. Poi qui c'è un grandissimo spazio praticamente inutilizzato e il mobile con il lavabo, con il lavandino, anche qui molto spazioso. Super specchio che mi mancava nell'altra casa e uno specchio anche di qua, giusto per non aver, perché non se ne ha mai abbastanza. Proseguendo, abbiamo di qua terrazzino piccolino ma comunque funzionale con appunto tutto coperto, per cui ottimo per mettere a stendere anche quando fuori piovigina. Camera numero 2, in questo caso un pochino più luminosa dell'altra, ok, con una particolarità perché c'è l'armadio incassato nel muro sostanzialmente. E anche qui è una cosa un po' particolare perché ci sono questi due super gradoni, adesso non so come la sfrutterò questa stanza e soprattutto non so come sfruttare questi due gradoni. Se avete qualche idea fatemelo sapere con un commento. Qui, prima di passare a questa stanza di qua, vi faccio vedere solo quest'altro armadietto incassato in cui io ho già messo un po' di prodotti per le pulizie, poi mancano una scopa e un mocio almeno, e appunto molto interessante e utile. Qui invece c'è quella che dovrebbe diventare la lavanderia, oh, anche qui molto buia, per cui faccio la magia, apro la finestra e arriva tutto bello luminoso. Ok, questo qui in realtà avrebbe dovuto essere il terzo bagno, ma è veramente minuscolo, per cui non diventerà un bagno, ma diventerà una lavanderia. Il piatto doccia rimane, ci andrà sopra semplicemente la lavatrice e poi vedrò come sistemarla lì. L'idea è quella di metterci una bella mensola sopra con tutti i prodotti che mi servono appunto per la lavatrice o magari anche i cesti per il bucato, un mobiletto qui in parte e la sedia a stiro o così, insomma vediamo come ci sta meglio poi nel momento in cui mi dovrò trasferire. Di qua, prima di prendere le scale, qui c'è il bagno che vi ho fatto vedere, adesso ho un po' un punto di domanda, vorrei metterci un mobiletto o qualcosa, però vediamo perché non ho prese elettriche, diciamo, lì a disposizione e non so esattamente come fare, cosa farci. Per cui anche in questo caso, se avete idee, fatemelo sapere con un commento. E adesso andiamo alla chicca che mi ha fatto innamorare, salendo queste scale un po' strette, devo dire, però non mi danno vertigini né nulla, che è la soffitta. Gioia e dolore perché mi ha fatto sì innamorare, anche perché in questo angolo qui c'era un magnifico mappamondo di quelli un po' vintage. Vi lascio magari un'immagine qui, giusto a titolo di esempio, perché purtroppo l'hanno tolto, si sono ricordati di toglierlo. Gioia e dolori perché sì, lo spazio è immenso. L'idea è quella di ricavarci almeno un pezzettino di studio e poi magari vedere cosa fare del resto, ma il problema è che ci sono i lucernai sostanzialmente marci, questo è il peggiore, però da questo qui che ha anche la tenda l'oscurante che non si apre più, da qui ci siamo accorti che comunque c'erano delle perdite ed ecco perché i vecchi proprietari hanno appunto usato i teli per coprire, almeno per arginare anche sul muro qua giù. Queste qui sono le cose che mi preoccupano di più perché sul muro qua giù ci sono i segni dell'acqua che scendeva, quindi vedremo cosa dicono gli operai. Abbiamo già sentito un po' di persone appunto per i lavori da fare, tipo imbiancare, levigare i pavimenti, quelli delle stanze sotto, la cucina, eccetera. Per cui vedremo. Adesso in settimana dovrebbe passare la persona che sistema i tetti, quindi appunto chi dovrebbe appunto dirmi quanto è grave il danno e quanto andrò a spendere per quanto riguarda appunto il sistemare il tetto. La stessa cosa andrà fatta per quanto riguarda il tetto sul
sul tetto della vecchia stalla, del deposito, perché anche lì c'è una piccola perdita, non grandi cose, però comunque sia ci piove dentro, quindi non sarebbe esattamente il massimo metterci il pellet e avere il pellet bagnato. Detto questo, spero che questa super novità vi sia piaciuta. Se volete vedere anche i video della trasformazione di casa, i vari step dei lavori, quindi, e non solo il prodotto, diciamo, finito, che comunque ci terrei a farvi vedere, fatemi sapere con un commento qui sotto. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale per sostenermi. Vi ricordo che in descrizione trovate il link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Purtroppo tra il cambio di lavoro e il cambio casa non sto facendo la guida ambientale escursionistica, per cui però spero adesso un pochino di riuscire a fare qualcosina, almeno in forma privata e portarvi magari qualche piccolo video solo per voi, diciamo. Per cui nel caso appunto attivate la campanella. Noi ci vediamo al prossimo video. Detto questo, io vi saluto e vi dico, have a nice life.